8 marzo 2008, quasi 6 anni fa, una data che gli appassionati di rally, ed in particolare del rally del Ciocco, non dimenticheranno tanto facilmente. Quel giorno, quel maledetto giorno, su una semicurva in località Brucciano nel comune di Molazzana, per una di quelle fatalità che purtroppo talvolta condiscono in modo amaro la nostra esistenza, perdeva la vita una giovane donna, Susanna Biagioni. La corsa, tra lo sgomento e il dolore di tutti, fu naturalmente sospesa. Da allora gli organizzatori del Ciocco hanno voluto ricordare la figura di Susanna creando l'omonimo premio alla memoria, riservato ai media locali e nazionali. La premiazione, anticipata quest'anno alla vigilia del Ciocchetto, si è svolta presso il comune di Castelnuovo Garfagnana. A fare gli onori di casa l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Fontana. Per la sezione stampa nazionale, l'artistico attestato e una pubblicazione a carattere locale è andata all'Autodisco Grande, giornalista di Autosprint e per oltre 30 anni capo ufficio stampa del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio. A livello locale, riconoscimento alla testata telematica La Gazzetta del Serchio, premio ritirato dal giovane Alberto Pellegrinetti, visibilmente emozionato, e a Noi TV, che da tanti anni racconta le vicende del rally. Il premio è stato ritirato dal collega Guido Casotti, responsabile della redazione sportiva del TG Noi. Erano presenti anche i familiari della sfortunata Susanna, il marito Angelo e la figlia. In definitiva, il Memorial Susanna Biagioni è un modo per non dimenticarla e tenere vivo il suo ricordo nel tempo.